essere una gara di personalità, l'altro con la Mazzarone che ha provato anche a vincere la Sì, abbiamo cercato il bancio il primo tempo, abbiamo cercato di giocare. Loro però hanno avuto forse qualche occasione più nitida. Sul lancio lungo la fisicità degli attaccanti ci ha creato un po' di problemi. Però penso che secondo tempo abbiamo anche avuto delle buone opportunità. Loro poi è subentrato un po' di voglia di vincere, forse hanno creato un po' di confusione. E abbiamo avuto le occasioni per vincerla, però tutto sommato penso che il risultato del pareggio sia giusto. Rispetto alla partita di domenica scorsa, un passo avanti sul piano del gioco. Eh sì, è una partita diversa, con Gallipoli era la partita più difficile, ho detto ragazzi, oggi è la più facile, nel senso che giocare con l'ultimo in classifica, 17 punti mentalmente, inconsciamente, ti porta a pensare che sia una partita facile. Poi Gallipoli è una squadra che corre, che ci ha messo in grosse difficoltà, e non bisogna guardare la casella, sapevamo delle difficoltà di Gallipoli, l'abbiamo vinta con grande personalità, come oggi abbiamo dimostrato nel secondo tempo di sapere anche soffrire. Crede che le assenze abbiano penalizzato oltremodo il Francavilla? Si aspettava questa formazione innanzitutto in campo, non 5 under? No, la formazione, mi aspettavo questa oppure qualcosa in più, però voglio dire, non è gli uomini, è proprio l'atteggiamento nostro che ha creato delle difficoltà a loro. Anche all'andata, voglio dire, abbiamo messo un po' di difficoltà sul piano dell'intensità. Noi siamo una squadra che cerchiamo di giocare nei nostri limiti, anche perché siamo una buona squadra, a volte viene sottovalutata perché si guarda molto la classifica, la partita precedente. Noi, per me, siamo una buona squadra che se la poteva giocare tranquillamente, solo che tra tante vicissitudini societarie abbiamo trovato grosse difficoltà, poi infortuni, sai, ogni anno è diverso dall'altro. Per me la mia è una squadra che è forte, la reputo abbastanza forte, poi la classifica non sta dicendo questo. Però ogni partita ce la giochiamo a viso aperto, non siamo una squadra che si difende 10 su 10 palle, forse gli ultimi 5 minuti con parecchia gente con i campi abbiamo sofferto queste palle lunghe, ma niente di particolare. Ho visto una Francavilla un po' disordinato rispetto alle solite partite, sinceramente. Può darsi l'assenza di qualche giocatore che ha creato un po' di problemi. Mignogna è mezzala, quartiere fuori l'attaccante, può darsi. Non era facile neanche per loro, tante assenze sicuramente gli ha creato qualche problema di formazione, sicuramente anche a livello tattico gli ha creato qualche piccolo problema. Noi ne abbiamo approfittato, abbiamo sempre giocato, abbiamo cercato di giocare, però penso che alla lunga loro hanno una squadra che la può giocare sino alla fine, e anche il pareggio del Taranto è un risultato molto importante. Come spiega il fatto che spesso fate meglio con le grandi rispetto a quelle piccole? Anche al di là dei risultati, sul piano delle prestazioni, ho visto la partita col Fondi. Col Fondi, noi siamo una squadra che gioca, che se ci fanno giocare è un discorso, è normale quando trovi le squadre chiuse troviamo delle difficoltà, le squadre che ci fanno giocare, giochiamo a viso aperto, sicuramente abbiamo gente veloce, gente che sull'uno contro uno può creare pericoli, noi diamo la sensazione sempre di essere pericolosi, specialmente quando ripartiamo, recuperiamo palla, cerchiamo di uscire da dietro. C'è chi ce lo permette, poi ogni partita deve essere all'altro, voglio dire, anche l'approccio mentale sicuramente dobbiamo migliorare anche quello, giocare con le piccole dobbiamo avere anche la forza mentale, avere la stessa personalità di giocare con le grandi. Vista la salvezza di rete è la vostra portata, chi è la vostra principale antagonista? Noi stessi, perché se non giochiamo come abbiamo fatto oggi, anche come abbiamo fatto Gallipoli, a volte non c'è stata una prestazione a livello di gioco come altre volte, però a livello di personalità, questa è una squadra che da quando ha giocato con i tre grandi dietro abbiamo preso 0 gol. Questo significa tanto, per questo prima ho detto che gli infortuni ci hanno portato, può giocare con 99, ci sono i pro e i contro, no? Non è facile giocare con 99, dobbiamo mettere in preventivo che può sbagliare e deve sbagliare, altrimenti non può crescere. Cerchiamo di valorizzare i giovani, ci sono tante cose in cui noi che viviamo l'ambiente sappiamo che male uno che sta da fuori vede solo la partita non riesce a capire tutte le vicissitudini che viviamo all'interno. Direttore, non è stato intanto l'umore dello spogliatoio della squadra, perché è stato per il Beh, chiaramente l'umore in questo momento non è dei migliori, perché tutti noi, compresi i ragazzi, si rendono conto che abbiamo sprecato un'altra occasione per cercare di fare un po' il vuoto dietro di noi. Purtroppo, al di là dell'impegno, della prestazione a cui non si può dire nulla, non siamo riusciti a fare nostra l'intera posta di questa partita. Sapevamo già alla vigilia che sarebbe stata una partita difficile, perché è vero che il Manfredonia ha subito tanti gol in questo campionato, ma è anche una squadra propositiva che non si difende, che attacca con tre
con tre giocatori importanti davanti, quindi lo sapevamo. E nonostante questo abbiamo avuto le nostre possibilità importanti ed è un periodo e un momento in cui non riusciamo a sfruttare anche quelle possibilità che riusciamo a creare durante l'arco della partita. Niente, questa è... Secondo me a questo punto non è solo una questione di sfortuna, è come se ci fosse proprio un'ansia da prestazione in avanti, in attacco, perché in particolare sull'occasione di Masini lì avrebbe potuto fare qualsiasi cosa per provare quantomeno ad avvicinarsi una porta. Sono d'accordo, infatti non ho parlato di sfortuna, ho detto solo che non riusciamo a concretizzare le palle gol che riusciamo a costruire per errori nostri, per precipitazioni, perché il portiere ci mette una pezza, perché salgono sulla linea. Voglio dire, è vero, abbiamo avuto delle occasioni importanti, purtroppo anche oggi non siamo riusciti a concretizzarle, e non parlo di sfortuna, parlo proprio di nostra capacità sotto porta a chiudere la partita e essere cinici, no? Perché non è detto che ci vogliano 10 palle gol per vincere una partita, ne basta una e bisognerebbe sfruttarla per poter chiudere la partita. Purtroppo in questo momento noi non ci riusciamo ed è un problema, è una pecca che in questo momento la squadra ha, come dicevi tu. Mi fa piacere che in questa occasione non si sia parlato di arbitraggio e di sfortuna. Questo dimostra la maturità di questa squadra e di questa società. Assolutamente sì, io quasi mai abbiamo parlato dell'arbitro, a parte la partita interna con il Pomigliano. Ma non è certo, non sono questi gli episodi che dobbiamo commentare. Noi dobbiamo commentare la prestazione dei ragazzi, che hanno fatto anche oggi dal punto di vista dell'impegno una grandissima partita. Insomma, io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, anche oggi e durante la settimana hanno lavorato con impegno, ce l'hanno messa tutta, e quindi da questo punto di vista noi siamo tranquilli. Ci rendiamo conto, come ho detto prima, di aver perso un'opportunità importante, ma è anche vero che manca una partita in meno alla fine del campionato. La squadra è viva, nonostante, no? Non dimentichiamo che oggi ci mancavano 7 giocatori, per cui voglio dire, nonostante questo non credo si sia visto molto in campo, perché voglio dire, quelli che hanno giocato hanno fatto per intero il proprio dovere. Questa è la forza della Virtus, che ci lascia ben sperare per il proseguo del campionato. Non so se verrà il tecnico, volevo fare questo tipo di domanda, nel senso, come hai vissuto questa settimana Sciarpi? Perché è entrato, però abbiamo visto un po' di salutare. Sì, purtroppo Sciarpi ha avuto un'opportunità oggi di mettersi in mossa, di fare anche lui, no, la sua parte. Purtroppo, probabilmente per una questione di ansia, non è riuscito a entrare nel clima partita. Questo purtroppo mi dispiace per il ragazzo, perché sicuramente non è quello che abbiamo visto oggi. È un periodo che non è fortunato per lui, insomma, probabilmente anche dal punto di vista personale. Però non credo sia neanche il caso, no, di addossare le responsabilità alla prestazione di Sciarpi, insomma, e purtroppo oggi non è riuscito a dare quello che in realtà potrebbe dare. Però voglio dire, al di là di questo, parliamo di una prestazione positiva della squadra, insomma. Io onestamente ancora una volta devo fare i complimenti a questi ragazzi, perché si impegnano sempre durante la settimana e corrono fino al 96esimo, 97esimo, quindi voglio dire, purtroppo non riusciamo a concretizzare e a chiudere questo campionato che avremmo potuto chiudere. Però siamo lì, ho detto, mancano 7 partite, manca una partita in meno, e rimbocchiamoci le maniche, lavoriamo con umiltà come sempre abbiamo fatto e andiamo avanti. Quello che non siamo riusciti a prendere in casa lo andremo a prendere fuori. A questo punto benvenga la partita con i fondi, perché già domenica scorsa si forse era un vantaggio per la gioca fra Cavilezzini piuttosto che con Gallipoli e aprile, perché adesso diventa veramente particolarissima questa statistica, con le piccole non arrivano a punti. Sì, in realtà è così, le statistiche onestamente io non ci credo molto, perché le statistiche sono fatte per essere poi ribaltate. Al di là di tutto, noi adesso abbiamo la sosta che ci permetterà di recuperare qualche infortunato, come mi auguro Gallù, Pino, questa gente che è importante, perché è importante avere la possibilità di avere tutti a disposizione, al di là di quelle che saranno poi le scelte del mister. E quindi adesso ricarichiamo le batterie, questa settimana sicuramente lavoreremo con impegno, però
con la mente un po' più libera per poi pensare alla partita di fondi, che sicuramente sapevamo sarebbe comunque stata una partita importante. Adesso sarà ancora più importante perché dobbiamo andare a fare una grande partita come abbiamo fatto a Francavilla, insomma. Però credo che le prestazioni della squadra, anche quella di oggi, insomma, non si possono mettere in dubbio. Quindi da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli, insomma. Ci rendiamo conto che non riusciamo a chiudere, a chiudere l'ultima palla, però gli dire, siamo lì, mancano 7 partite, ce lo giochiamo in 4-5 squadre il campionato, noi siamo ancora davanti, abbiamo 2 punti di vantaggio sul Nardò, ne abbiamo 4 sul Taranto, continuiamo a lavorare e a credere nelle nostre possibilità, perché io credo che questa squadra meriti rispetto per quello che ha fatto e per quello che dovrà fare fino alla fine. Mister, io vedo una squadra abbastanza nervosa, prima ho parlato di una sorta di ansia da prestazione, soprattutto negli ultimi 16 metri, è come se, ripetiamo quello che avevamo detto in occasione di altre gare interne, anche se questa è stata completamente diversa, subentri quasi un aspetto psicologico nella paura di vincere. Ma io non penso, io penso che a nessuno piace arrivare a questo punto e non provare a vincere, no? Cioè, per primi i ragazzi hanno la voglia di vincere questo campionato come lo voglio io, come lo vuole la società, come lo vogliono i tifosi, come lo vogliono tutti. Sono loro che però vanno in campo e danno delle prestazioni. Loro ci hanno portato fin qua. E loro ci devono portare fino alla fine, primo in classifica. Hanno tante qualità, stanno facendo un campionato straordinario. Siamo arrivati a un punto dove noi oggi volevamo vincere a tutti i costi per avvantaggiarci comunque dello scontro diretto fra Nardò e Taranto. Diciamo che la squadra ci ha provato, la squadra non è da sottovalutare in determinati aspetti, questa settimana non è iniziata nel migliore dei modi. Avevamo 7 indisponibili, la rosa è ampia, però quando mancano 7 persone importanti e giochi con 5 under, poi a fine primo tempo si fa male tutto, sei costretto a fare una sostituzione che non è programmata, ti si fa prendere dalla voglia di vincere e quindi si va un po' in confusione, non si è più lucidi e magari quelle cose che ci hanno portato ad essere primi in classifica, a fare grandissime prestazioni, poi con la mancanza di lucidità vengono meno, ma non è ansia di prestazione, ansia di vittoria. Oggi la squadra stava un po' più confusionaria rispetto al solito. È una partita che avreste meritato di vincere per le occasioni che avete avuto, poi avete rischiato anche di perderla perché hai provato nel finale con 5 attaccanti praticamente tutto per tutto, però è mancata un po', dicevi tu bene, lucidità, soprattutto secondo me nel secondo tempo quando avete prodotto, avete dato maggior ritmo, però fondamentalmente non siete riusciti a raccogliere. Sì, rispetto ad altre partite in casa, hai ragione, alla fine abbiamo fatto un po' di confusione, ma sempre per la troppa ansia di passare in vantaggio, alla fine abbiamo anche rischiato qualche contropiede, però, ripeto, questa è una squadra che nel primo tempo ha fatto benissimo, nonostante le difficoltà, è una squadra che nel secondo tempo ha avuto, secondo me, 2 o 3 occasioni limpide per passare in vantaggio. E a volte non c'è bisogno di fare partite spettacolari per vincere. Cioè, io vorrei vincere anche giocando come peggio di oggi. Quindi che cosa bisogna dire? Bisogna dire alla squadra nei momenti di difficoltà, come sono stati oggi gli ultimi 20 minuti, di mantenere la lucidità necessaria che ci ha portato a fare quello che abbiamo fatto fino adesso. Nei 16 metri mi sta mancando qualcosa, sotto gli occhi di tutti, anche perché oggi rispetto alle ultime partite sono stati molti più cross dall'esterno, Mignogna nel secondo tempo in particolare, a volte è salito anche qualcuno dall'altra parte per inserirsi, però nei 16 metri mi sta mancando qualcosa adesso. E quando non si vince manca sempre qualcosa, c'è sempre qualcosa che non quadra.
Però ripeto, le giustificazioni di Attonati sono quelle che ti ho detto prima. Questa squadra, nonostante le assenze, nonostante una settimana complicatissima e nonostante anche le complicazioni che ci sono state a gara in corso, questa squadra meritava di vincere. E io vorrei vincere una partita anche senza giocare benissimo, perché qua non è che bisogna pretendere sempre grosse prestazioni da questa squadra. Questa squadra ha fatto sempre grosse prestazioni e ha sempre meritato di vincere quando ha vinto. A volte quando ha pareggiato meritava di vincere, ha pareggiato. Quando meritavamo di, quando abbiamo perso, a volte abbiamo fatto buone prestazioni, poche volte abbiamo giocato veramente male. Sì. Perciò dico, è una squadra così, è una squadra che per vincere ha bisogno di fare prestazioni perfette. E ogni tanto io vorrei vincere anche facendo una brutta prestazione, ancora più brutta di quella di oggi. Oggi è stata per me una prestazione per un'ora, con tutte le difficoltà, ottima. Poi dopo, nell'ultima 20 minuti, nell'ultima mezz'ora, c'è stata confusione, ma dettata dal fatto di voler vincere la partita a tutti i costi e non direi che ansia da prestazione. Mister, una pausa a questo punto della stagione può essere importante, può essere un problema? No, cambia poco per me, la pausa è importante perché ci permette di recuperare Pino, ci permette di recuperare Gallù. Vediamo adesso Tundo che cosa ci ha avuto, magari abbiamo una settimana in più per recuperarlo. Oggi ripeto, ci aggiungi Pino, ci aggiungi Gallù, a questi ci metti De Tomma, ci metti Turi, ci metti Picci, Galdean, che è un giocatore importante, tutti giocatori importanti per questa squadra. Questa squadra, nonostante queste defezioni, ha fornito una prestazione per un'ora, secondo me, soddisfacente. Dopo si è fatta prendere dalla confusione, dalla fretta di voler vincere la partita, concedendo anche qualche contropiede, perché poi quando non sblocchi le partite si rischia pure di perdere. Oggi c'è stata una bocciatura per Sciarpa? No, era un cambio tattico, perché era l'unico centrocampista che avevo nel momento in cui volevo rimanere 3-5-2 a fine primo tempo. Dopo, se voglio mettere un giocatore più offensivo, e Biason, un giocatore con quelle caratteristiche, mi serviva a centrocampo, altrimenti avrei scoperto troppo la mediana, e per giocare con quattro attaccanti grandi doveva per forza uscire lui. Però anche Sciarpi deve stare tranquillo, lavorare, raggiungere la condizione fisica che è importante, l'intensità fisica che è importante per questa categoria, però ha tutto il tempo, queste due settimane di lavorare, di mettersi a livello degli altri, perché se Sciarpi fino adesso non è stato preso molto in considerazione, era perché non è al massimo fisicamente, ha avuto un infortunio appena arrivato, ha avuto un po' di problemi fisici, oggi è stato costretto a entrare perché non avevo altre scelte. Guardi, mister, partite come queste, quanto è importante sbloccare le calcio piazzato? Un gol per arrivare alla partita col Fondi, sono l'unica partita che abbiamo fatto, l'unico gol che abbiamo fatto il calcio pensato è stato col Fondi. E con la briga è sì, è tutto, il calcio piazzato sono importanti, però non è che io posso basarmi soltanto sul calcio piazzato, perché comunque questa squadra crea presupposti per passare in vantaggio più volte. Ripeto, vorrei qualche volta vincere le partite senza fare la partita perfetta, però la squadra deve stare tranquilla. Io sicuramente avrei voluto vincere oggi e questo non è stato, però bisogna stare soltanto tranquilli. Se questa squadra, io, abbiamo portato questa città, questa società a giocare questo grandissimo campionato, io e i giocatori devono portarci fino alla fine a essere primi in classifica. Se questo lo sappiamo, tocca a noi, è sempre stato così, è sempre toccato a noi, soltanto con il lavoro, senza perdere lucidità,
speriamo di non avere più situazioni di questo genere con 7-8 giocatori indisponibili. Noi siamo una squadra strana, ma siamo una squadra che fa 3 pareggi in casa consecutivi e poi è capace di andare a vincere a Francavilla insieme. Non è detto che non potremmo farlo lo stesso a Fondi, o potremmo farlo a Torre del Greco, o potremmo farlo a Torre Cuso, o potremmo farlo a Bicelli. Quindi non facciamo nessun funerale, tutti vorremmo vincere tutte le partite. Siamo troppo abituati a vincere sempre, a fare grandi prestazioni. Se qualcuno dall'alto ci sta chiedendo di soffrire per vincere alla fine, io sono ben disposto a soffrire. L'importante è che la squadra stia tranquilla e calma e che continui a lavorare.